Volontari per un giorno è stato un grande successo, ma noi siamo ambiziosi e ci siamo chiesti cosa possiamo fare di più. Nel 2013 vogliamo chiedere alle persone non solo il loro tempo, ma anche le loro competenze. I nuovi volontari potranno mettere a disposizione delle associazioni e della comunità quello che sanno fare, il saper fare che è così importante per una città come Milano. Vi aspettiamo numerosi. Milano è una città ricca, è ricca di imprese, di esperienze, di professionalità, dalla piccola impresa alla grande industria. Dobbiamo mettere a disposizione queste capacità, queste conoscenze alla città. Dobbiamo unire il profit con il no profit per migliorare la qualità della vita, di Milano. Una possibilità per ottenere questo risultato è quello di riuscire a misurare l'impegno delle aziende e del no profit, creando un indice cittadino di solidarietà che ci permetta di aumentare le nostre esperienze e le nostre capacità. Quella delle competenze è una sfida anche per il mondo del volontariato, per noi volontari. Il volontario, il volontariato deve imparare a domandarsi, a chiedersi quali sono le competenze che può, diciamo così, acquisire dal mondo esterno, dal mondo delle aziende e quali sono invece le competenze che può aiutare a far crescere all'interno della propria attività. Quella delle competenze quindi è una sfida anche per noi. Noi ci teniamo tantissimo a sottolineare il messaggio, che è questo, che l'esperienza di un giorno può creare legami duraturi, deve aiutare a creare legami duraturi. Questo quindi è quello che noi ci auspichiamo per il futuro, che volontari per un giorno diventi un'esperienza di un giorno, che però possa durare più a lungo. Il volontariato di imprese è un'occasione straordinaria per lo scambio di competenze tra imprese e tra organizzazioni non profit, perché le imprese portano nel sociale delle capacità professionali, delle competenze di gestione manageriale a cui difficilmente il non profit potrebbe avere accesso. Però a loro volta le imprese ne escono arricchite, perché ampliano la loro visione sul mondo, diciamo così, e proprio grazie al coinvolgimento diretto nella comunità e nel sociale sviluppano e allenano sul campo una capacità di empatia, una capacità di relazione che poi sono, come dire, attitudini fondamentali per il lavoro di ogni giorno. Il successo di Volontari per un giorno si basa sul fatto che è un'idea semplice e facilmente comprensibile. Ed oltre ad essere semplice, è accessibile, è un progetto accessibile. Le persone riescono facilmente a capire di che cosa si tratta, a mettersi in gioco e ad entrare in contatto con l'associazione. E non è una chiamata a una sola via, è un processo bidirezionale perché le persone si sentono chiamate e accolte anche se non hanno fatto mai volontariato prima, perché sanno che quello che gli si richiede per il momento è di provare a conoscere chi ha bisogno, chi può avere bisogno di loro e di provare a mettere a disposizione il loro tempo e le loro risorse. Quindi Volontari per un giorno ha innescato processi virali e virtuosi che ne hanno determinato il successo dell'iniziativa. Un'altra cosa è che Volontari per un giorno ha saputo parlare alle persone, con lo stesso messaggio, con la stessa idea, siamo riusciti a raggiungere le imprese, i cittadini e le associazioni, perché appunto abbiamo parlato alle persone e le persone in quanto tali si sono messe in gioco. Chi come genitore, per esempio, ha deciso di fare il volontario con i propri figli, chi come dipendente di un'azienda ha deciso di coinvolgere la propria impresa nell'attività di volontariato. Quindi i potenziali volontari per un giorno si sono sentiti chiamati. Se ci chiediamo qual è l'obiettivo per il 2013, beh, innanzitutto la prima cosa è che non possiamo disperdere questo enorme capitale di buona volontà, di conoscenze, di relazioni che abbiamo messo insieme, perché questo sarebbe veramente un errore. E poi dobbiamo darci degli obiettivi che sono ancora più ambiziosi. Questa capacità del progetto di essere virale deve diventare una vera epidemia e contaminare sempre, sempre più persone. E ci piacerebbe, perché no, che si diffondesse anche ad altre città. Il progetto è pronto e come si potrebbe dire, è pronto per essere replicato, è pronto per essere scalato anche in altri ambiti e anche in altre città. Ma soprattutto una cosa che vogliamo è che questa capacità di attrazione di persone che vogliono essere volontari per un giorno si trasformi nella capacità di diventare volontari, perché no, per sempre.